Benvenuti a tutti alla Veneto Night e all'introduzione al progetto SOLE, Sustainable Operation Low Cost for Hotels. SOLE è un progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea e dalla Regione Veneto. Esso si inquadra nell'11° obiettivo del Piano Sustainable Development definito dalle Nazioni Unite ed è promosso dalla Regione Veneto nell'ambito del RIS 3 Sustainable Living. Il principale scopo è identificare nuove traiettorie di sviluppo inclusive, sicure, resilienti e sostenibili. La collaborazione internazionale tra università favorisce uno scambio di conoscenze tra settori altamente specializzati, sensibili alle tematiche energetiche ed ambientali. Le università formano professionisti attenti alla sostenibilità, al contenimento dei costi e alla corretta comunicazione del progetto, con un occhio di riguardo verso bioedilizia e sostenibilità energetica, analisi di sistemi impiantistici efficienti, recupero delle costruzioni esistenti, così come valutazione e miglioramento delle condizioni di comfort. SOLE affronta il tema della riqualificazione energetica dell'edilizia alberghiera, ricercando strategie basate sullo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili, per l'involucro edilizio e l'impiego di energia solare, promuovendo la circular economy, la riduzione dei consumi energetici, la salvaguardia delle risorse, la riduzione del consumo di suolo e il benessere per gli utenti. Si rivolge a progettisti e albergatori, in quanto si propone di rilanciare il settore delle costruzioni veneto e valorizzare il comparto alberghiero rendendolo energeticamente efficiente e competitivo. Dunque, perché gli alberghi? Il turismo è una risorsa economica importante dei paesi mediterranei, che accolgono infatti il 30% del turismo mondiale. Tuttavia, la maggior parte degli hotel sono stati costruiti tra gli anni 70 e 80, prima cioè dell'entrata in vigore degli strumenti normativi sul contenimento dei consumi energetici. Pertanto, sono caratterizzati da scarse proprietà di isolamento, sistemi impiantistici inefficienti e un elevato utilizzo di combustibili fossili. Le strutture alberghiere si collocano tra le prime 5 in termini di consumo energetico nel settore dell'edilizia terziaria. Il loro consumo medio annuale è stimato attorno ai 280 e 450 kWh a metro quadro. L'industria alberghiera dovrebbe ridurre allora le proprie emissioni di gas serra per camera del 66% entro il 2030 e del 90% entro il 2050. Gli hotel di valore. Gli hotel hanno la potenzialità di diffondere il valore della sostenibilità ai loro numerosi utenti, che, a loro volta, potrebbero adottare scelte più consapevoli e avviare la riqualificazione della propria abitazione. Un albergo in cui non sia garantito comfort interno causerà una scarsa approvazione da parte degli utenti. Un hotel può compensare allora con un maggior utilizzo degli impianti, che comporteranno consumi ingenti, soprattutto se datati. Gli utenti a questo punto approveranno, ma il costo della camera sarà più salato. Un'alternativa è l'albergo energeticamente efficiente, nel quale si garantirà il comfort al giusto prezzo. Ma anche dopo il Covid-19? Le previsioni dell'Organizzazione Mondiale del Turismo stimavano una costante crescita del settore turistico, interrotta però dalla diffusione del Covid-19. Oggi tutto il mondo affronta un forte clima di incertezza. Ciò nonostante, si prospetta una completa ripresa del settore entro il 2022. Uno dei pilastri per la ripartenza prevede l'innovazione dell'offerta turistica, incrementandone l'attrattività. In particolare, verso le nuove tendenze dei viaggiatori, che per il 72% ritiene sia necessario prendere decisioni di viaggio sostenibili per preservare il pianeta. Una nuova immagine green può essere ottenuta mediante il raggiungimento di alti standard di efficienza energetica, a cui può far seguito l'ottenimento della certificazione Ecolabel. Si tratta di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. Come raggiungere l'efficienza energetica? Si può operare attraverso l'isolamento dell'involucro edilizio, la manutenzione o sostituzione dei serramenti, l'integrazione di sistemi di ombreggiamento, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'utilizzo di impianti più efficienti
così come la gestione dell'energia tramite domotica. Qualora si operi una ristrutturazione importante, il decreto requisiti minimi prescrive che l'edificio dovrà garantire un'elevata prestazione energetica e dovrà prevedere una generazione di energie da fonti rinnovabili di almeno il 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Gli obiettivi di Sole. Sole punta a supportare il processo di riqualificazione dello stock alberghiero attraverso una maggior consapevolezza sulla riqualificazione edilizia, il coinvolgimento della società civile e la redazione di linee guida per una valutazione autonoma delle soluzioni di intervento sull'edificio alberghiero. Sole mira anche a fornire adeguate competenze riguardo il progetto di riqualificazione, sviluppare una metodologia di analisi speditiva e di analisi esecutiva del progetto integrata da progettisti e professionisti e diffondere la conoscenza in materia di modellizzazione BIM. Al termine si redigeranno delle linee guida di intervento in cui saranno proposte tecnologie innovative e intelligenti per la riqualificazione. Infine, per quanto riguarda i social media, per news e info seguiteci su Instagram e Facebook e scriveteci tramite mail.